Benvenuti sul canale di Uncinetto in un Click. Le prossime festività di Natale, fine e inizio anno nuovo sono praticamente arrivate. Noi abbiamo pensato di proporvi un nuovo progetto ad uncinetto da realizzare proprio durante le vacanze. Si tratta del terzo modellino della collezione iconici Carrà che abbiamo chiamato vestito loto ve lo mostro da vicino questo è un vestito in due pezzi gonna e corpetto che sembrano appunto due eh, fiori di loto per via di tutti questi petali ecco da cui sono rivestiti fiori che vengono uniti alla fine del lavoro cucendo appunto qui alla base i due pezzi. Anche questo modello, come il vestito e la tuta fiesta che vi abbiamo già proposto, è ispirato ad uno dei magnifici bozzetti che vedete in sovraimpressione, disegnato da Luca Sabatelli per creare gli abiti di scena di Raffaella. Vi lascio quindi alla prima parte del tutorial in due parti per tutti quanti i dettagli e vi auguro buon lavoro e soprattutto felicissime feste! Per realizzare i due pezzi che compongono questo vestito occorrerà un totale di 30 grammi di filato. Questo che sarà il nostro modellino di riferimento è stato realizzato con una lana 100% merino. Il gomitolo eh, aveva un peso di 50 grammi per 175 metri. Lo replicherò con voi utilizzando però questo filato lame 97% acrilico più appunto il 3% di lame come vedete. È un gomitolo di 100 grammi per 380 metri di lunghezza. Lavorato con uncinetto misura 2,5, così come ho fatto per il modellino di riferimento, noi otterremo una resa simile a quella del nostro riferimento. Appunto. Come vi facevo vedere nella presentazione, ho realizzato il modellino anche con un filato eh, sempre acrilico, ma più spesso rispetto a quello che utilizzerò eh, in questo tutorial. Vedete eh, questo filato qui, che è eh, 90% acrilico misto Mohair. È gomitolo da 50 grammi però per una lunghezza eh, inferiore rispetto ai filati che vi ho mostrato prima. Quindi, eh, variando lo spessore ed essendo mh, specificamente un filato più spesso, io per ottenere un, eh, vedete, un effetto eh, molto simile a quello dell'originale. Ho dovuto comunque adattare un po' lo schema di riferimento eh, che eh, vi darò nel corso del tutorial. Allora, tutto ciò per dire che chiaramente, se decidete di utilizzare eh, un filato di spessore diverso rispetto a quello indicato nel tutorial, allora, eh, potete realizzare ancora i modellini che vi propongo con un effetto simile, ma dovete avere l'accortezza di modificare lo schema. Allora, in questo tutorial di oggi io vi darò un esempio di come lo schema eh, deve essere modificato e adattato per questo tipo di modellino. La lista dell'occorrente, indicandovi di eh, procurarvi un ago per lana, chiaramente anche una forbice e eh, del filo elastico come questo. Allora io lo utilizzerò in un colore scuro. Per ragioni legate appunto alle spiegazioni del tutorial, vi consiglio comunque di prenderne in un colore eh, chiaro scuro, comunque compatibile con quello del filato che state usando. Allora, cosa faremo con questo ehm, filo elastico? Eh, due anelli come quelli che vedete sulla bambola, che sono stati eh, ottenuti uno eh, del, eh, della circonferenza dei fianchi della bambola, un'altra della circonferenza del torace eh, misurato qui eh, sotto il braccio. Questi due anelli elastici sono quelli su cui andremo ad inserire le catenelle di avvio per realizzare la gonna e eh, il corpetto rispettivamente del nostro modellino. Ecco un modellino che sembra eh, molto articolato. Eh, che in realtà è relativamente semplice e anche relativamente veloce da realizzare. Per la realizzazione occorreranno quattro step, venendo come al solito al nostro working plan, eh, i primi due eh, dove andremo ad utilizzare l'uncinetto, gli ultimi due dove andremo ad utilizzare ago e filo. Allora, nel primo creeremo la eh, struttura base sia della gonna che del corpetto, nel secondo step andremo ad aggiungere sulla struttura base i volan caratterizzati da queste scaglie, da questi, eh, da questi archi. Nello step 3 andremo appunto a dare forma eh, al nostro modellino fissando eh, le scaglie in maniera tale che stiano eh, aderenti al vestitino e non all'insù, quindi ottenendo questo effetto. Nello step 4 poi andremo ad unire sempre a go e filo gonna a corpetto per realizzare il nostro vestitino. Bene, detto ciò, andiamo a sfilare dalla nostra bambola il primo cerchio elastico di cui abbiamo bisogno. Allora, per chi non avesse eh, disponibile la bambola per misurarlo, allora vi do anche. La misura proprio della uh, circonferenza sono 6x2, quindi 12 centimetri in totale. L'anello va caricato sull'uncinetto insieme al filo in questo modo: quindi prima l'anello elastico, poi il filo. Andiamo a prendere il filo. E cominciamo a realizzare intorno al nostro anello eh, una catenella di 24 maglie. Allora, dopo aver preso il filo in questo modo, allora intanto cominciamo a fare il primo punto che eh, si può dire sia il nostro cappietto. Dopodiché realizziamo un'altra catenella che è la prima realizzata, come vedete, tenendo l'uncinetto sopra l'elastico. Allora, la seconda catenella andiamo ad utilizzarla tenendo invece, vedete, l'uncinetto sotto l'elastico. Ecco, questa è una tecnica che io. Uh, vi ho mostrato uh, anche quando vi facevo vedere come inserire l'elastico nel collo dei nostri uh, maglioni allora ho fatto 2 catenelle andrò avanti alternando così sopra e sotto e sono a 4 5 e 6 fino ad ottenere un totale di 24 catenelle allora, fatte le 24 catenelle, rientro nella prima, unisco con maglia bassissima, ecco. E ho ottenuto quindi, vedete, una base elastica eh, per far passare la gonna dai fianchi della bambola. Allora questa catenella qui è, come ecco, ve lo faccio vedere sul modellino di riferimento, la base della vita. Quindi noi procederemo in questa direzione, dalla vita in giù. E per prima cosa, come potete vedere anche dalla grafica in sovraimpressione, dobbiamo andare a eh, lavorare semplicemente eh, tre giri di maglie basse. Allora, nel primo giro io ne approfitterò man mano che vado a lavorare le mie maglie basse, come sto facendo, ecco, ne approfitterò per nascondere la coda rimasta dall'avvio del lavoro. Ecco, volevo farvi notare anche un'altra cosa che man mano che io procedo, ecco, vado a prendere soltanto il filato escludendo il, eh, il filo elastico, cioè non vado mai a fare in questo modo, a caricare anche il filo elastico eh, sull'uncinetto e questo per evitare di fare perdere elasticità al, eh, mio, eh, al mio anello, allora, nel frattempo ho lavorato quasi tutte le maglie basse, mi manca l'ultima. Volevo farvi vedere che chiudo ogni giro rientrando sulla seconda delle due catenelle iniziali, quelle che ho. Lavorato l'inizio del giro per sostituire la prima maglia bassa, allora rientro ed unisco appunto questa catenella, l'ultima maglia bassa del giro con maglia bassissima e questo è quello che devo fare eh, alla fine di ciascuno dei tre giri che andrà iniziato con eh, le due catenelle. Che servono per tirare su il lavoro, ripeto, e anche per sostituire la prima maglia bassa. Allora ci troviamo alla fine del terzo giro. E fatti i nostri tre giri di maglie basse, allora intanto voglio darvi la dimostrazione dell'effetto dell'elastico inserito in vita andando appunto a. Verificare che la nostra uh, gonnellina entri facilmente dai, dai piedi della bambola ecco passando per i fianchi. Allora, come vedete, non c'è nessun problema. Ok si infilerà facilmente allora eh, questo perché noi abbiamo usato l'elastico se invece avessimo fatto 24 catenelle e lavorato tre giri di maglie basse a lavoro chiuso senza elastico probabilmente eh, il lavoro si andrebbe ad incastrare qui sui fianchi della bambola dove tipicamente 24 maglie basse eh, non sono eh, sufficienti e infatti a partire dal prossimo giro allora, che è il quarto, noi eh, dobbiamo andare a fare due cose. Allora, intanto eh, portare il numero di eh, maglie eh, da 24 a 30 realizzando 6 aumenti, e questo perché eh, andiamo a lavorare la parte della gonna corrispondente ai fianchi quindi Dobbiamo eh, aumentare la circonferenza del lavoro, altra cosa, dobbiamo andare a lavorare in costa dietro perché dobbiamo andare a lasciare il primo ehm, giro di la prima linea di maglie in rilievo che servirà poi nello step 2 per andare ad inserire ehm, i nostri volan. Volan che nel nostro modellino di riferimento sono un totale, vedete, di 1 2 3 4 5 e 6. Per ottenere gli aumenti io andrò semplicemente a ripetere il modulo che vedete anche riportato in sovraimpressione, costituito da tre maglie basse semplici, la prima del giro sostituita sempre dalle due catenelle con cui tiro sul lavoro. Poi faccio la seconda, attenzione che sto lavorando in costa dietro, cioè... Delle due catenelle di ciascun punto base vado a prendere quella dietro e lascio il rilievo quella davanti. Quindi due maglie basse semplici le ho già fatte. Faccio la terza sul quarto punto, metto il mio aumento in maglia bassa. Quindi due maglie basse sullo stesso punto. Ho utilizzato quattro dei 24 punti base vado a ripetere questo modulo per altre 5 volte quando arrivo alla fine del giro eh, rientro come al solito nella seconda catenella eh, iniziale con maglia bassissima e avrò così ottenuto i miei 6 aumenti e anche come vedete la fila di punti in rilievo allora andiamo avanti, quindi ripeto 3 maglie basse semplici e un aumento per altre 5 volte. Ci troviamo alla fine del giro. Allora Dopo il, gi il giro 4 e in generale dopo ogni giro che andremo ad eseguire in costa dietro per lasciare la fila di punti in rilievo, noi dobbiamo andare a fare altri due giri lavorando semplicemente le maglie che abbiamo in questo caso 3. Normalmente come maglie basse, in questo modo noi andremo a creare tre giri di maglie basse. Che sono quelle che, ecco, riprendo in mano il modellino di riferimento. Separano in pratica un, eh, un volant dal successivo. Prossimi due giri sono molto semplici, come al solito si tira su di due catenelle, poi si lavorano i 30 punti normalmente, non in costa in questo modo. Ricordatevi sempre di chiudere con maglia bassissima ogni giro. Ci troviamo alla fine del giro 6. E questo è come si presenta il nostro lavoro alla fine del giro 6. Vedete, abbiamo ampliato un po eh, la circonferenza. Nei prossimi giri e per terminare la gonna occorre un totale di 19 giri, quindi dobbiamo eseguirne altri 13. Noi dobbiamo ancora andare a fare degli aumenti per poter, ecco riprendo in mano il modellino originale, per poter ecco, dare la forma a campana eh, alla struttura sottostante alla gonna. Gli aumenti andremo sempre a metterli nel giro in cui eh, lavoreremo in costa dietro, come il successivo che è il settimo. Dopo avervi fatto vedere come eh, lavorare in costa dietro e ottenere gli aumenti ripetendo il modulo e eh, fare in generale questi tre giri. Che occorrono eh, sotto ogni volant. Allora, per terminare la gonna, io posso tranquillamente darvi delle indicazioni scritte che leggo con voi. Quindi dobbiamo andare a eh, lavorare il eh, giro 7 in costa dietro, ripetendo il modulo 4 maglie, basse, semplici più eh, un aumento in maglia bassa per 6 volte ottenendo un totale. Di 36 punti base. Che nei giri 8 e 9 andiamo a lavorare normalmente come maglie basse. Eh, nel giro 10 torniamo a lavorare in costa dietro. Ripetendo il modulo 5 maglie basse più un aumento in maglia bassa per 6 volte, otteniamo 42 punti base, che nei giri 11 e 12 andiamo a lavorare. Normalmente come maglie basse, nel giro 13 nuovamente lavoriamo in costa dietro, ripetendo il modulo. 6 maglie basse più eh, un aumento in maglia bassa per 6 volte ottengo 48 punti che nei giri 14 e 15 lavoro normalmente in maglia bassa, infine nel giro 16 lavoro ancora in costa dietro e faccio i miei aumenti ripetendo il modulo 7 maglie basse più un aumento in maglia bassa per 6 volte, ottengo 54 punti base che, attenzione, nei giri 17 e 18 lavoro normalmente eh, con maglie basse. Nel giro 19, che è l'ultimo, Vado a lavorare in costa dietro, quindi nel giro 19 lavoro 54 maglie basse in costa dietro senza fare aumenti perché questo è l'ultimo eh, giro. Eh, non mi servono, eh, non mi serve di aggiungere eh, dei volant eh, dopo questo. Quindi ci troviamo alla fine del giro diciannovesimo dopo che avremo eseguito le indicazioni che vi ho dato sono arrivata alla fine del giro diciannovesimo il lavoro si presenta così vedete abbiamo ottenuto questa uh, struttura base della gonna forma di campana e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fili di punti rilievo su cui andare ad inserire volant poi nello step 3. Allora mi sono fermata proprio prima della chiusura per farvi vedere che per fare una chiusura invisibile, io il punto. Vado a prenderlo inserendo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, cioè dal rovescio verso il dritto del lavoro e poi senza fare ulteriore maglie vado a prendere, vedete, in questo modo il punto. Quindi mi sono andata ad inserire sulle due catenelle iniziali, come vi dicevo. E sono andata a mettere l'ultimo punto, l'ultima catenella ottenuta eh, lavorando l'ultimo punto eh, qui. L'ho portata sulla seconda delle catenelle senza aggiungere ulteriori maglie. Se adesso taglio eh, il filo e chiudo il lavoro, allora, in questa maniera qui, ecco, vi faccio vedere che avrò ottenuto una chiusura invisibile. Ecco qua, se io mi metto praticamente eh, sul dritto del lavoro, vedete che la chiusura risulta invisibile. Adesso qui ha eh, meno importanza perché poi si sovrapporranno i volant, però in generale eh, ecco, vi consiglio di fare questa chiusura quando terminate il lavoro. Ecco poi la coda andrete a nasconderla con l'aiuto dell'uncinetto sul rovescio della gonna. Allora, fatta la struttura base della gonna del nostro modellino di riferimento, ecco volevo dirvi che eh, usando il filato misto Mohair, eh, con un effetto che viene in questo modo, allora io ho utilizzato almeno per quel che riguarda la eh, struttura base eh, lo stesso schema però eh, come vedete qui i volan eh, le righe di volan sono meno perché solo, sono solo 5 ecco non ho voluto allungare troppo la gonna e quindi rispetto allo schema che vi ho dato mi sono fermata al giro 17 ok Tanto per darvi un esempio di modifica, in questo caso molto semplice. Andiamo adesso a fare la struttura base del corpetto del vestitino. Quindi, analogamente a quanto fatto con la gonna, per prima cosa andiamo a recuperare il nostro anello elastico che ci serve per avviare il lavoro. Anche in questo caso, vi do eh, una. Indicazione sulla misura della circonferenza: vedete sono circa 5 e mezzo per 2, quindi uh, un totale di 11 centimetri. Il che significa appunto che tra un'estremità e l'altra di questo nodo devono esserci 11 centimetri, ok? Quindi l'eventuale nodo va fatto con del filo elastico aggiuntivo quindi il filo elastico noi andremo a metterlo nella parte del corpetto più alta quella che va sotto le braccia e quindi la nostra direzione del lavoro sarà eh, anche in questo caso dall'alto verso il basso quindi dal collo diciamo verso la vita quindi facendo esattamente quello che ho fatto quando vi facevo vedere l'avvio per la gonna, allora vado a mettere intorno a questo anello, questa volta un totale di ehm, 28 catenelle. Allora 2 l'ho fatte, 3, 4, 5. E vado avanti così alternando con l'uncinetto sopra e sotto 7 8 9 fino ad arrivare a un totale di 28 catenelle. Fatte le 28 catenelle. Rientro nella prima chiudo il cerchio con maglia bassissima, ho terminato il mio avvio. Sono pronta per fare i primi due giri. Eh, analogamente a quanto facevamo per la gonna usiamo delle maglie basse e nei primi due giri andiamo a lavorare semplicemente eh, ciascuno dei punti base con una maglia bassa quindi facciamo due giri di maglie basse ok nel primo ne approfitto per andare a nascondere Me lo porto dietro la coda dell'avvio del lavoro e come al solito, come facevo prima, non vado a prendere dentro l'elastico mentre faccio il primo giro. Allora, ormai lo sappiamo, i giri vanno iniziati con due catenelle con cui tiro sul lavoro e terminati rientrando nella seconda catenella e chiudendo con maglia bassissima. Ci troviamo alla fine del giro 2. Nel giro 3 eh, continuiamo a lavorare i nostri 28 punti base con maglie basse, ma questa volta in costa dietro. Scusate, questo per lasciare. Eh, in rilievo la prima delle tre file di punti che serviranno poi ad inserire queste che sono 1, 2 e 3 eh, volanna anche sul corpetto volanna che come vedete però si sviluppano in direzione opposta questi vanno verso l'alto quelli della gonna invece verso il basso allora io come al solito ho tirato su il lavoro di 2 catenelle per iniziare e poi proseguo il giro 3 in costa dietro. E ho così lasciato, vedete, la mia fila di punti in rilievo. Allora, nel giro 4 riprendo a lavorare normalmente sempre a maglia bassa, però eh, a differenza di quanto facevo con la gonna che andavo ad aumentare, qui comincio a diminuire di poco, solo di due punti, perché chiaramente eh, vado verso la vita della bambola che è più stretta rispetto al torace. E alla fine del lavoro dovrò aver fatto un totale di 4 diminuzioni. Allora, le prime due diminuzioni andiamo a metterle qui sui fianchi. Quindi, se io calcolo che di questi 28 punti base. 24 sono sulla schiena e davanti, 12 sulla schiena e 12 davanti. Allora gli altri 4, eh, 2 per parte, li avrò sui fianchi. Per andare a eh, diminuire, farò così. Allora, dato che inizio a lavorare dalla eh, seconda metà della schiena qui sono nel centro della schiena io comincio a lavorare prima le sei maglie che si trovano su questa parte quindi ne ho fatte 3 4 5 e 6 le lavoro normalmente vado a mettere sui due punti che suppongo essere sul fianco la mia diminuzione maglia bassa lavorata in questo modo. Sta passando in sovraimpressione il link al tutorial tecnico dedicato appunto a. Alle tecniche per fare le diminuzioni con i vari punti, per cui, se eh, non sapete come fare le diminuzioni, vi consiglio di andare su quel tutorial e mh, di seguirlo. Eh, come vado avanti poi lavorando i 12 punti davanti, 2, proseguo e fatti questi 12 punti. Me ne rimangono da lavorare 8 sui due del fianco che sono quelli successivi. Vado a fare la mia diminuzione, lavoro poi gli ultimi 6 che sono quelli della seconda metà dietro. E come al solito una volta che arrivo in fondo unisco l'ultima maglia la seconda catenella iniziale con maglia bassissima per effetto delle due diminuzioni che ho eseguito su questo quarto giro adesso ho 26 punti base che vado a lavorare normalmente eh, quindi con maglie basse semplici nel giro 5 e nel giro 6, eh, sempre come maglie basse, però in costa dietro, quindi faccio il giro 5 normalmente, il giro 6 in costa dietro, sempre lavorando 26 punti base. Ci troviamo alla fine del giro 6. Come vedete, alla fine del giro 6, questo è il nostro lavoro. Che si sta stringendo, anche se di poco, e comunque quello che volevo farvi vedere è che abbiamo due delle tre file di punti in rilievo che ci servono, distanziate da tre giri di maglie basse, esattamente come nella struttura della gonna. Per completare il corpetto mancano adesso 4 giri. Il numero di giri totali, infatti, è 10 per fare il corpetto. Nel giro 7 vado ad eseguire altre due diminuzioni. Anche in questo caso, la prima eh, va eh, fatta eh, dopo aver lavorato i primi 6 punti della schiena. Ok, quindi inizio ecco questo è un giro in cui devo lavorare normalmente non in costa quindi vedete fatto 3 4 5 e 6 maglie basse completando la prima metà della schiena adesso in pratica siccome per diminuire vado ad eliminare totalmente i fianchi Appunto, mi mangio anche quella maglia che mi era rimasta qui sul fianco andando a lavorare la prima maglia in sostanza davanti. Quindi andrò a lavorare le altre 10 sempre sul davanti: 2 fino ad arrivare a 10. E quindi scusate vado poi ad includere l'ultima maglia del davanti ecco nella mia diminuzione che faccio sul fianco. Allora, mi mancano sei punti che sono quelli della seconda metà della schiena e posso poi chiudere il giro al solito modo. Ho quindi ottenuto nel giro 7 eh, 24 punti che manterrò fino alla fine eh, fino ad arrivare in pratica al punto vita anche perché poi questi punti dovranno combaciare con quelli che ho eh, messo in vita sulla gonna che sono eh, 24 in maniera tale che cucendo eh, le due parti ecco non ci siano eh, differenze rimanenze quindi nei prossimi giri che mi mancano per arrivare eh, alla fine della struttura base del corpetto, eh, giri che sono tre, io andrò a lavorare eh, questi 24 eh, punti base. Nel prossimo giro, che è il giro 8, andrò a lavorare normalmente per aggiungere, vedete, il, il terzo giro. Che manca prima di eh, mettere eh, ancora una volta in rilievo una fila di punti e questo lo farò nel giro 9 dove vado a lavorare appunto in costa dietro i 24 punti. Infine, nel giro 10. Eh, vado a eh, lavorare di nuovo i 24 punti normalmente. Mi ricordo di fare alla fine del giro 10 la eh, chiusura invisibile che vi avevo suggerito anche con la gonna. Ci troviamo quindi alla fine del giro 10. Bene, abbiamo realizzato così anche la struttura base del corpetto che si presenta in questo modo con le tre file di punti su cui andare ad inserire i volant in direzione opposta rispetto a quelli della gonna, come vi anticipavo prima. Questo lavoro di inserire i volan, eh, che è lo step 3 del nostro progetto, lo faremo eh, nella seconda parte del tutorial, eh, cui vi do appuntamento dove andremo appunto a completare questo eh, nostro vestitino. Allora, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che... Quando ho lavorato con questo filo, ecco la struttura del corpetto l'ho fatta esattamente come eh, indicato per realizzare questa del nostro modellino di riferimento. Quindi detto ciò, eh, vi do eh, appuntamento alla seconda parte del tutorial per completare il nostro progetto. Grazie e arrivederci.